L'altra sera ho visto un film di Woody Allen. Parlava del suo rapporto con le donne. Già all'inizio si capiva che sarebbe andata a finire male. Ma non è questo il punto. Il punto è che mentre lo guardavo pensavo al mio rapporto con il lavoro. Già all'inizio so che va a finire male. Appena ne inizio uno, so che va a finire male. Io mi chiedo cosa è successo. Quando ero piccolo avevo grandi speranze. Anzi, certezze. Quando ero piccolo, allora sì, avevo gli stessi problemi di Woody Allen. Erano quei bambini con gli occhialoni giganti, che le ragazze lo scansano, e gli altri pure. Ma i miei mi dicevano, vedrai, un giorno troverai la tua rivincita. Ci sarà un momento in cui conterà più quello che uno fa che il suo modo di ridere e scherzare. Allora troverai la tua rivincita. Studia, tu studia, e vedrai. Mi sono laureato da 4 anni e sono disoccupato. Certo, io sono un caso particolare, perché vorrei fare un lavoro che mi piaccia e che sia anche ideologicamente pulito. Ma non pensate che non abbia provato a scendere a compromessi. Ci ho provato, ma non basta. Io ci sono stato a quei colloqui in cui senti quelle frasi tipo «Per i primi mesi la collaborazione sarà gratuita». Oppure «Questa è la tua mansione». Sì, lo so che non si capisce cosa farai, ma poi lo capirai. Oppure ancora, la nostra azienda è meravigliosa. Potrai guadagnare e anche fare del bene, perché ogni anno costruiamo un pozzo in Africa. Che tu lo guardi, in tutta la sua falsità, in tutto il suo essere emblema delle multinazionali e pensi, chissà quanta merda producono per ogni pozzo in Africa. Alla fine poi, quando mi chiedono se ci sto, io però non è che dico di no, dico sì, sì, ma non basta, bisogna essere entusiasti. È come se ti stessi ringulando e tu devi dire sì, se stai lì e dici non basta, sei fuori. Per questo il consiglio che voglio darvi è fate quello che vi piace. Ancora vedo quei genitori che accompagnano i figli ad immatricolarsi all'università e che dicono farà questa facoltà così troverà lavoro. Non è così. Non è più così. Il riscatto sociale non c'è più. Non esiste più. Oggi il sistema è saturo. Tu puoi fare la tua super facoltà, prendere il tuo super voto, ma alla fine è tutta questione di un'inculata. Se ti piace quell'inculata, bene. Altrimenti puoi avere anche il culo migliore del mondo, anche se li pregherai, non ti inculeranno. Per quanto riguarda me, la situazione è come quella di Woody Allen con le donne, tragica. Il problema è che io vorrei fare qualcosa nel mondo dell'arte. Parlo piano perché sennò ci sentono e dicono merda, vuoi fare l'artista? L'artista non è un lavoro. Ma io non voglio fare l'artista. Cos'è l'artista? A me piacerebbe scrivere delle storie e poi magari interpretarle. Ma se c'è qualcuno più bravo, meglio. A me basta inventarle. Questo mi piace. Che ci posso fare? Il mio problema è che io non ho imparato una tecnica. Questo è l'unico modo per non passare da stronzi. Vi faccio un esempio. Se uno fa il pasticcere, gli piace, e ha studiato decorazioni per farlo, quelli là fuori non diranno niente, anzi diranno bravo, com'è creativo. Per questo, non fate come me, studiate quello che vi piace. L'unica cosa che possiamo contrapporre al sistema attuale è un'allegra autorealizzazione, che poi è anche l'unica cosa che mette d'accordo quello che c'è qui dentro con quello che c'è lì fuori.